Qual è la prossima serie TV che devi vedere? Beh, probabilmente Empire. Ferma tutto. 12 episodi, andati in onda con grandissimo successo sulla Fox in America, ideata dai realizzatori del film al cinema The Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca, Lee Daniels e Danny Strong, un connubio bianco e nero per un telefilm invece All Black, che racconta le vicende della famiglia Lyon e in particolare del capofamiglia Lucius Lyon, interpretato da Terrence Howard, ma il cast è veramente bravissimo e ragguardevole, famiglia molto turbolenta che possiede un'etichetta discografica tra le più famose al mondo. Dunque, perché vedere Empire? Primo, perché rinverdisce i fasti delle soap opera, è una vera e propria hip hop opera, possiamo chiamarla, anni 80 e 90, Dallas Dynasty, insomma, però c'è anche il fattore musicale, perché il produttore e lo scrittore delle canzoni che cantano i protagonisti è Timbaland. Poi c'è un cast veramente strepitoso e affiatato, abbiamo parlato di Terrence Howard, ma c'è Taraji P. Henson che è fantastica nei panni di Cookie Lyon, e anche i tre figli davvero non sono da meno, ognuno con i suoi problemi. Inoltre ci sono delle guest star da urlo, da Snoop Dogg a Courtney Love, alcune davvero veramente gustose, più degli attori che vi consiglio di andare a googlare, perché ce n'è uno anche di Breakfast Club. Perché non vederlo? Oh, se siete dei razzisti che non sopportate le persone di colore, non vedetelo. Alla fine il cast è veramente lì e la cultura che, di cui si parla è veramente quella gangsta, hip hop, anche se ripulita e con i soldi, diciamo così. Se non amate particolarmente i telefilm musicali o quelli eccessivamente, diciamo così, soap, anche se qui davvero ci sono delle battute fulminanti tra i protagonisti, l'amore, odio, le vendette, le pugnalate alle spalle, sono davvero un gran divertimento. Niente di troppo trascinato per le lunghe, come detto gli episodi sono 12, quindi non c'è il rischio Dallas per adesso. Dunque il mio consiglio per la vostra prossima serie TV è Empire, una qualità davvero cinematografica, grande intrattenimento, se vogliamo anche disimpegnato. Se vi piace la musica e in particolare l'hip hop e l'R&B, non potete perdervelo, ci sono veramente di tutti i gusti. E se poi siete di quelli che amano gli intrighi e le trame ovviamente shakespeariane delle faide fra famiglie, non potete davvero farne a meno. Parliamone nei commenti e naturalmente iscriviti al canale per i prossimi consigli e per le prossime recensioni di serie TV. Ci vediamo alla prossima!